Allora Fabrizio, un grande Verona a cui è mancato solamente il gol della vittoria. Sì, abbiamo fatto bene, come diciamo quasi tutte le partite siamo lì che per chiuderle poi non riusciamo mai a avere quel passo in più alla fine per poterle chiudere. Abbiamo fatto una gran partita, penso che dobbiamo rammaricarci niente, solo purtroppo il risultato, l'occasione del sorpasso nei confronti del Livorno, però penso che se continuiamo su questa strada la possibilità di arrivare in alto c'è. La partita è stata, l'avete vinta tra virgolette sugli esterni, nel senso che il Livorno è in difficoltà perché attaccavate soprattutto sugli esterni, avete vinto molti duelli dalla tua parte, anche dalla parte di Agostini, quindi Verona ben messo in campo. Sì, no, proviamo in settimana quello che ci fa fare il mister e poi cerchiamo di metterlo in pratica nella partita. Poi magari tutte le partite non sono uguali, però questa qui abbiamo fatto bene penso tutta la squadra. Poi abbiamo trovato più spazio negli esterni e lì si poteva chiudere, però non ci siamo riusciti. Quanto è importante la forza di questo gruppo che in un momento di difficoltà come quello di questa settimana, con tanti infortuni, tante assenze, è riuscito a sopperire con la voglia, con la grinta e con l'aiuto di tutti, del pubblico e della società, a portare a casa un risultato che comunque è importante visto come si era messa la partita? Sì, no, il risultato è importante, rimaniamo sempre a meno due, quindi rimangono sempre lì. Ora non dobbiamo fare passi falsi, io penso che il gruppo è importantissimo, poi abbiamo una rosa ampia dei giocatori tutte sullo stesso livello, quindi quando magari manca qualcuno, chi lo sostituisce non è da meno, quindi questa forse è la nostra forza. Mancano ancora tante partite, il Verona è sempre lì a due punti a Livorno, però sembra avere una marcia in più. Oggi l'avete messo in grosse difficoltà, il Verona viene da un momento difficile, questo sorpasso ci può stare? Sì, io penso di sì, se noi siamo quelli di stasera, con la voglia e la determinazione sappiamo che possiamo farcela. Stasera l'abbiamo messa lì, non siamo riusciti a trovare i tre punti, però secondo me se siamo questi possiamo sorpassarli. Il tempo di riposare e si parte subito per Lanciano, un'altra sfida molto impegnativa. Sì, adesso dobbiamo archiviare subito già stasera Livorno, perché martedì c'è un'altra partita difficile, Lanciano è in una buona condizione, quindi poi sappiamo che lì questi campi non sono facili quando arrivano diciamo squadre come la nostra, quindi testa subito a Lanciano e cerchiamo di trovare i tre punti lì. Il mister ha parlato di Fortino riferendosi al Bentegodi, venivate da due risultati difficili da digerire, invece oggi avete risposto alla grande, anche il pubblico vi ha aiutato, insomma avete riconquistato il Fortino diciamo. Sì, ecco, a questa casa nostra a Bentegodi sappiamo che abbiamo sempre una spinta in più da parte del pubblico, un pubblico eccezionale che è veramente il nostro 12° uomo in campo. A volte poi magari i risultati come c'è stato in passato non sono arrivati, ora vediamo di trovare altre vittorie sia in casa che poi fuori.